Umiliati amorosamente avanti a Dio e agli uomini, perché Iddio parla a chi tiene le orecchie basse. Sii amante del silenzio, perché il molto parlare non è mai senza colpa. Tieniti in ritiro per quanto ti sarà possibile, perché nel ritiro il Signore parla liberamente all'anima e l'anima è più in grado di ascoltare la sua voce. Diminuisci le tue visite e sopportale cristianamente quando ti vengono fatte. Pace e bene a tutti, fratelli. In questo giorno San Pio dà uno slancio grande, forte, che ci fa tanto bene, quando dice: umiliati amorosamente davanti a Dio e agli uomini, perché Dio parla a chi tiene le orecchie basse. L'umiltà. L'umiltà è molto importante, l'umiltà, questa virtù che non è più di casa nostra. Oggi quando noi pensiamo all'umiltà, a una persona umile, pensiamo a un debole. Non è così. La vera umiltà, diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, è dire sempre la verità. L'umiltà invece ci fa stare sottomessi a Dio. Quindi dobbiamo cercare di mettere in pratica questa virtù. San Francesco l'ha chiamata sorella. Poi dice: sii amante del silenzio, perché il molto parlare non è mai senza colpa. È vero, noi siamo delle persone che parlano e che parlano anche, sparlano. San Pio dice che il molto parlare non è mai senza colpa, per questo motivo qui, perché quando noi parliamo troppo, parliamo male degli altri. Quindi manchiamo alla carità. Manchiamo di carità verso i nostri fratelli, verso il nostro prossimo. E San Pio ci teneva molto ed esortava a non mancare mai di carità. Dice: tieniti in ritiro per quanto ti sarà possibile, perché nel ritiro il Signore parla liberamente. Cioè, tieniti ritirato, cosa vuol dire? Tieniti in disparte, stai nel silenzio, sii appartato, vivi nella preghiera, perché lì il Signore ti parla e l'anima tua è lì che è in grado di più di ascoltare la sua voce. Questo noi dobbiamo fare. Dice: diminuisci le tue visite e sopportale cristianamente quando ti vengono fatte. Cioè, non aspettiamo sempre dagli altri, ma cerchiamo di dare anche noi. Questo perché noi siamo abituati a ricevere sempre complimenti dagli altri, vogliamo che gli altri ci gratifichino, eccetera. No, dobbiamo stare umili, sottomessi, come diceva anche San Francesco, stiamo nel silenzio, non parliamo troppo, ce lo ripete ancora Padre Pio, il troppo parlare mai senza peccato, e viviamo questa grande virtù, la virtù dell'umiltà. Chi è stata la grande umile? La Madonna, Maria Santissima, la Madonna. Lei lo canta nel Magnificat: ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ecco, imitiamo la Madonna. San Pio ci teneva tanto a questa imitazione della Madonna, lo diceva. La vera devozione alla Madonna, diceva San Pio, è quella dell'imitazione, cioè dobbiamo saperla imitare. E imitiamola in questa virtù dell'umiltà, che oggi non è più di casa nostra, ma che deve rientrare nel nostro cuore. Pace e bene a tutti.